riguarda l'aspetto alimentare, nel senso che condivido in pieno quello che lei ha detto, tant'è che è ripetitivo quello che sto per dire. Nel senso che durante il corso non pensiate che arrivi lì con dispensina, con regole, con si mangia in questo modo e quell'altro, lungi da me, nella maniera più assoluta. È uno scambio tra il vostro vissuto, le vostre abitudini, e tra quello che ci viene detto di fare e quello che potrebbe essere. Potrebbe, non è. Non ho la verità in mano, non ho la scienza in mano, se non altro perché il campo alimentare barra medico è in continua evoluzione, per cui quello che mi affermo oggi, tra 6 mesi potrei tranquillamente smentirlo. Quindi non ho delle certezze. La cosa che mi preme, il messaggio che mi preme passare è quello che ha detto Enrica, la tranquillità. Quindi una buona parte dell'incontro verte sullo smontare le bufale. Bufale ergo paure, perché è particolarmente ricca questo periodo della vita, quello successivo dell'allattamento e svezzamento, di detti, di dicerie che delle volte arrivano anche da fonti autorevoli, quindi non semplicemente dall'azienda, dalla nonna, ma anche da persone che specialisti che entrano nella vostra vita in questo periodo, con i quali si danno più credito. Non è un discorso di superiorità alla mia, ma di competenze, che oggi non esistono più. Per cui se il medico ha una competenza veramente squisitamente medica, quindi in ambito di patologia, il campo alimentare è gli altri e quindi le persone che studiano quello dalla mattina alla sera, quindi semplicemente per questo. Però è altresì vero che noi genitori in 8 e mezzo alle volte prendiamo una fonte, il mentore, quello, li andiamo e chiediamo tutte le risposte. Quindi parliamo di bufale, parliamo di che cosa sarebbe giusto mangiare, ma con un occhio di riguardo molto elevato a quello che sentite di dover mangiare, perché è fondamentale. Quello che dico sempre è che durante la gravidanza si apre o si riapre il canale della sensibilità, come chiamo io, parlo delle donne soprattutto, quindi si è molto più in contatto con se stesse. E da qui l'emotività, sono tutti gli aspetti più di competenza di Enrica, ma anche quelli del ho bisogno di mangiare questo, sento di avere più necessità di quell'altro. Bene, quindi tenetelo ben aperto nel canale, perché è come se fosse un allenamento, una palestra, quello che poi sarà necessario portare del vostro bambino. Questo canale vi mette in comunicazione anche con lui per un lungo periodo. Quindi non tanto il pranzo fatto in questo modo, la cena fatta in quest'altro, ma che cosa si dice in giro, che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, che cosa è possibile fare, perché magari la regola della scienza in questo momento è questa, ma forse non è compatibile con la nostra struttura familiare, quindi cosa faccio? Io non sto mangiando bene, piuttosto che quando avete il vostro bambino, non lo sto nutrendo in maniera adeguata, perché le paure affiorano tutte, no. Ci sono i compromessi, c'è cioè quello che è giusto fare, c'è cioè soprattutto il messaggio di serenità che passa. L'alimentazione è la punta dell'iceberg, lo dico sempre, sotto la quale si può nascondere il mondo, quindi, e alle volte viene fuori il mondo, soprattutto per noi donne, mamme, quando è il momento di svezzare il bambino. Lì il nostro rapporto con il cibo viene fuori in maniera prepotente. Non ho detto in maniera negativa, viene fuori in maniera prudente, per cui esserne consapevoli, e questo è l'altro obiettivo dell'incontro, essere consapevoli credo che sia importante, quindi riconoscere il proprio limite, le proprie caratteristiche, interagire con il padre, perché c'è una storia alimentare familiare anche in questo, che non possiamo escludere, non possiamo partire dalla tangente, perché il manuale dello svezzamento dice di mangiare in questo modo, indipendentemente da quello che crede o che ha fatto anche il papà fino a quel momento della propria vita, non avrebbe senso. E sono d'accordissimo su quello che diceva Enrica anche per i nonni, anche dal punto di vista alimentare, nel senso che è vero, il nostro compito, dovere direi, è quello di fornire lo scheletro delle regole, del giusto e dello sbagliato, anche perché dà molta sicurezza al bambino, questo per la sicurezza, ma è altresì vero che il piacere del cibo, mi raccomando, non scordatelo mai, è un piacere. Non è semplicemente un dovere, non è semplicemente malattia piuttosto che è un piacere. Quindi se a casa abbiamo delle regole che viene rispettare in maniera coerente, è bello poi andare dalla nonna che ti dà la caramella piuttosto che quel piatto che per nostra scelta non
decidiamo di non proporre mai al bambino, ma è bello anche questo, beh, altrimenti l'aspetto del piacere viene sicuramente penalizzato. E l'altra cosa che appunto mi preme affrontare durante il corso è le paure, non solo riferite all'alimentazione, ma anche rispetto al peso, che vengono alle volte innescate da altri. Uno, due, sull'allattamento, che è una cosa che a parere mio dagli specialisti è ancora poco curata, nel senso che vedo che le mamme troppo, tra virgolette, facilmente, passatemi il termine, abbandonano la nave. E quello dello sdoppiamento, perché lì ho visto che le informazioni si sovrappongono e divergono, e la mamma va in confusione. Il pediatra dice una cosa, la mamma dice un'altra, magari va dal ginecologo per il controllo e dice un'altra ancora, l'amica ha fatto in un altro modo ancora. E come vi ho detto, il tema alimentare, il bambino mangia o non mangia, per capirci, nel primo anno crea molta ansia. Quindi parlare di che cosa può essere giusto, tra virgolette, normale, ma non c'è una normalità. Infatti, le mamme mi chiedono quanto deve mangiare, non vi dico mai quanto deve mangiare un bambino, non compete a me, a vostro figlio, che lo sa. Quindi, che cosa è giusto fare, che cosa magari non è stato possibile fare per tanti motivi, per il tempo, per le influenze esterne, perché non siamo convinte di cose che ci sono state dette, bene, in che modo possiamo rendere quello che c'è più vero, più coerente rispetto a quello che è la struttura familiare. Vi spiego. Io credo in uno sdoppiamento in cui le proteine animali vengono date molto tardi, ma questa non è la legge, non è la verità, perché ci sono persone cresciute a carne e pesce, da io personalmente sono di quella generazione, nel 60 si stavano utilizzando più di te da 3 mesi, quindi sono qui. Quindi se questo non è più che accettato e condiviso, può creare una tensione, ma no, che bambino senza la carne, poverino, come farà, ma cresce abbastanza, ma cresce bene. Voi capite che se dovete andare in ansia per una cosa del genere, innescare una conflittualità magari con il papà, con il nonno, con tutti quelli che gli stanno intorno, perché voi volete preparare quella papà, ma quando la lasciate dalla nonna lei ci infila la mangiata di tutti. Anche no. Ecco, quindi se la famiglia non condivide questa scelta, bene, ne prendiamo atto e torniamo con le vie trasversali, non detto meno corrette, ma sicuramente corretti rispetto a quello che la famiglia ritiene giusto in quel momento. E questo non significa che si ammalerà, che morirà di tumore all'intestino, che andrà sempre da McDonald's, no, anche no, ve lo posso assicurare. Io sono stata talebana, l'altro senso ho dovuto rivedere sulla mia pelle posizioni troppo rigide e determinate, perché andavo nella direzione opposta. Quindi anche in alimentazione, anche sull'alimentazione, cioè, c'è molto confronto, ci sono molte riflessioni da fare, non c'è un protocollo, quindi chiedo, no, il libro piuttosto che la dispensina da seguire in maniera come posso leggere, no? Anche perché avrebbe penalizzato quello che ho appena detto, ma il canale della sensibilità, se sentite che il vostro bambino quello non è adeguato, chi lo dice? Io sono io per dirvi che il vostro bambino deve mangiare cose diverse, di più, di meno? Assolutamente no. Quindi l'obiettivo principale direi che è quello di traumatizzare e di avere un po' più di consapevolezza. Quindi decidere voi che cosa è giusto. E poi